Manco quei, perché l'enda ben perché non abbiamo PA, no? Non abbiamo perso, però il pareggio con l'ultima in classifica da noia perché è vero che gli scontri diretti, se non li puoi vincere, non li devi perdere. Però appunto con l'ultima in classifica fa tristezza anche per come è maturato. Prima di tutto siamo riusciti ad andare sotto con la Samp, che voglio dire. Sono una squadra non di falliti, però sono una squadra fallita. Oramai, cioè, dai, poi cercheranno con i vari Mastruzzi, pieno il mondo, pieno l'Italia, pieno il calcio di Mastruzzi vari, senza tirare indietro altre società, leggi Juventus. Detto questo, siamo riusciti ad andare sotto dopo, cioè, la partita l'abbiamo sempre avuta in mano, perché loro giocavano con un autobus davanti alla porta e di ripartenze. Nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi, quindi non si può dire che non abbiamo creato, che non avessimo la partita in mano. Cioè, i numeri parlano chiaro. 9 calci d'angolo, 19 tiri totali, 7 tiri in porta e una rete. Come si fa? Come si fa a far solo un gol, ragazzi? Cioè, voglio dire, io non è che oh, ci fossi stato io, l'avrei buttato dentro me. Kovalenko, Yatihan Drerpe, De Testa, Orfeoni come... Fatto sta che non entra, non la buttano dentro e io non so se è colpa dell'allenatore, se è colpa degli individui, però si gioca bene oggi, soprattutto nel secondo tempo, una prestazione di tutto rispetto per come la vedo io, con tutto quello che abbiamo creato, con tutto quello che di buono si è fatto, la palla non la si butta dentro. No, non so cosa fa, cioè, no, non si può dire che è colpa loro perché devono far gol, senza ombra di dubbio. Però creano anche tanto. Fatto sta che se si spreca tanto, si deve creare di più. È l'unica soluzione, perché se questi siamo, o diventano tutti più bravi, voglio dire, anche senza nominarli uno per uno, però Burabia, due passi dalla porta, corpo all'indietro, palla in curva. Voglio dire, Burabia c'è anche una certa esperienza, buonissime doti di tiro, no? Come si dice? Balistiche, e mi sbaglio un gol così, però il Rasbadja. Va che te, cosa vuoi che te dica? Di testa, chi era quello lì? Amiens, che ha fatto una partita bellissima. Amiens, secondo me, ha avuto un paio di occasioni di testa sul calcio d'angolo, nei vari inserimenti, perché il ragazzo è velocissimo, si inserisce, c'ha visione, però non segna. Mi dai un terzino, non è che i gol devono venire dai terzini. Però, visto tutti gli inserimenti che fa, una volta magari per sbaglio buttava dentro, no? Niente da fare, niente da fare. Zola oggi è stato servito poco. Perché comunque insomma, la Samp si è soprattutto difesa, giocando di ripartenza appunto, ma è venuto indietro a cercare i compagni, ha fatto le solite coperture per far salire la squadra. In un paio di occasioni anche lui probabilmente avrebbe potuto essere più concreto. Maldini, probabilmente il miglior giocatore in campo dello Spezia nel primo tempo, poi è uscito per uno stiramento. Verde, infatti io l'ho detto nella mia diretta, che queste cose succedono sempre, queste casualità, questi infortuni spesso succedono a vantaggio nostro perché le cose accadono, tutto accade per una ragione, no? E il fatto che sia entrato poi Verde, secondo me se, i tempi erano maturi, magari Verde si carica in queste circostanze, oh, si è fatto male un compagno, ora ci devo pensare io, ci metto una pezza, infatti, tac, ci ha messo una pezza, vedi, ha fatto gol di testa, sì che l'ha lasciato bello solo come il sole, proprio tranquillo, in mezzo all'aria, però tanto c'era e tanto ha marcato, molto bene. Quindi, uscito il migliore in campo, Maldini, per come la vedo io, fino in quel frangente, poi nel complesso, secondo me, il migliore in campo è stato Amiens, perché cammina una re, però anche lui, tanti gol sbagliati, siamo sempre qua. Difficile dire il migliore in campo con una prestazione così buona a livello corale e in cui si è concluso poco. Comunque, ripartiamo da zero perché sennò faccio un po' di casotto. Dicevamo, 19 tiri, 19 tiri complessivi, 7 tiri in porta, 9 calci d'angolo, 55% di possesso palla. La squadra domina ma non concretizza. C'è poco da fare. Perché non concretizzi? Non lo so. Mettiamoli a fare invece che Torello, visto che abbiamo possesso palla, mettili a calciare dal limite, mettili a calciare. Io non lo so, non lo so, non lo so. So che su rigore facciamo cagare, ok? Su rigore non c'è verso. Su rigori, sì, su rigore, sui calci d'angolo non c'è verso. Calci d'angolo a favore nostro, palle buttate via. Calci d'angolo a favore degli avversari, sono quasi rigori, no? Ci vorrebbe, non so, non c'è uno special team di allenatori per queste situazioni su palla da ferma, ci deve essere, siamo in Serie A, non lo so.
Calcio di punizione, come se non ci ridessero. Io non so se abbiamo mai fatto gol su punizione. Non lo so. Se arriviamo non abbiamo mai fatto gol su punizione. Calci d'angolo, quando anche i nostri, nelle ripartenze, diventano un vantaggio per l'avversario, tante volte. Perché tante ripartenze dell'avversario, in cui in alcune occasioni ci hanno anche punito, sono nate proprio dalla nostra grama gestione del nostro calcio d'angolo. Ripartenza per gli avversari che ci hanno messo in difficoltà. Quindi, 9 calci d'angolo, 0 reti. No, non c'è verso di fare niente al calci d'angolo. Niente da fare. 18-19 tiri complessivi, di cui 7 in porta, un gol. Ragazzi, fatevi vedere da uno bravo, perché questi numeri non hanno senso. Cioè, la palla per sbaglio deve entrare. Possesso palla, stiamo migliorando sul 5%, quindi ce la gestiamo abbastanza bene, però possesso palla va fatto nelle giuste parti del campo, perché non deve fare il centro possesso palla davanti alla nostra area con Nicolau che cerca di impostare e non è certo Ampadu con i piedi. Quindi lascia un po' il tempo che trova questo dato. Partendo da Zot, appunto, non è colpa di nessuno che il Drago si è fatto male, però in Azogà è entrato Zot, responsabile in parte, diciamo, sulla rete dell'1-0 della Sam, perché invece di buttarsi di slancio, ci ha dato una manata e si è casciato, come il solito Borsone, no? Il classico intervento stile suo, diciamo. Però è anche vero che, così come è stato partecipazione di colpa per la rete dell'1-0 della Samp, è vero che nell'1-1 ha salvato il risultato, cioè uscita ottima, il tempo di uscita a tu per tu sui piedi dell'avversario, e ha salvato il risultato sull'1-1. Quindi, dopo tutto, Zot si è cavata anche bene, insomma, ha fatto il suo, un'uscita alta, bloccata bene, quindi mi fa paura tremendamente quando gestisce la palla con i piedi, si ingoba tutto, no, sembra quasi che ci abbia la palla che gli bruci tra i piedi, ne so cosa fa, no, non mi dà quella sicurezza, ecco, non mi sento proprio, sì, non mi sento proprio tranquillo quando fanno i retropassaggi con lui. Davanti ci eravamo appunto schierati con il solito 4-3-3, stile semplice, appunto, niente di male. A sinistra avevamo Bastoni che comunque sarà ancora non al massimo della forma fisica, mi è sembrato un po' sottotono, no? Ma quello che mi è dispiaciuto di più è che questo suo sottotono, perché non spingeva tanto, anche perché magari Basto io l'adoro, è vicino di casa, della Piana, io sono di Follo, quindi ci tengo. Ma detto questo, non so se fosse sottotono, perché appunto ancora in rientro nel suo rendimento fisico è ancora in ascesa dopo il rientro dall'infortunio, o seppure oggi proprio non, magari non mi sembra anche strano che non sentisse la partita. Cioè, voglio dire, il Basto è di Spezia, sa l'importanza al di là della partita per la classifica, ma contro una genovese pensavo oggi mettesse veramente a ferro e fuoco, e invece no, non lo so, mi è sembrata avere proprio quella verve. Immagino appunto non fosse al massimo fisicamente. Accanto a lui avevamo Nicolau che a tratti mi carica, perché Rambo Nicolau, battagliero e tutto, però poi ogni tanto mi chiedo da dove abbiamo tirato fuori. Cioè, in prestazioni come quella di Anna mi sbaglia gli appoggi, mi sbaglia i passaggi, è stato un po', infatti alla fine è stato sostituito proprio perché sbagliava le cose più semplici, diventando anche rischioso. Al di là del gioco di tacco lì di Heisei, della Sam, per fortuna mi ricordo il nome di una squadra di avversari, che appunto ha messo a tirare il compagno, che non so chi fosse, che poi ha salvato la palla appunto Nzola. Sì, vabbè, Nzola, dai, scusa, ha fatto male di casino. Zot. Quindi si è fatto mettere di mezzo, stavo dicendo, Nicolau da questo passaggio di tacco di José, che ha mandato a rete il compagno, e ha salvato tutto Zot. Però al di là di essersi fatto rimesso di mezzo in quell'occasione lì, stava un po' calando di, non di condizione, ma di rendimento, proprio perché stava sbagliando l'impossibile anche lì. Al suo posto è entrato Caldara, non ha giocato molto, sul calcio d'angolo è riuscito a saltare di testa sul portiere, ma non ha creato granché. Comunque ha fatto il suo, ha liberato l'area una marea di roba, anche, di volte, anche perché ha giocato 10 minuti e è difficile entrare in campo in un derby così sullo scadere, e entrare bene in partita. Quindi quando arrivava a palla lui buttava via. Cos'altro? Accanto a lui Wisniewski oggi bene. Wisniewski, a parte nel primo tempo, invece di farsi valere a livello fisico, questa sua superiorità fisica, si è fatto mettere di mezzo in un paio di occasioni, anche lasciando saltare l'avversario, però tutto sommato nel complesso nel secondo tempo è venuto fuori bene, forse perché non lasciavano impostare sempre Nicolau e cercava anche di fare un pochettino più di gioco lui. Però tutto sommato non mi è dispiaciuto. Amiens, secondo me, migliore in campo. Amiens è dappertutto, ragazzi, anche nelle ripartenze. Una ripartenza nel primo tempo da un angolo della Samp, prende palla Maldini, davanti a lui c'era già Amiens. Cioè Amiens c'ha una rapidità, una ripartenza. Certo, sarebbe bello, per quanto sia un terzino, che quando si trova in area
essendo così rapido, avendo il buon senso del posizionamento che ha, che una volta dura buttasse dentro, perché anche lui ha sbagliato, è impossibile. Poi non aspetta lui fare i gol, mi direte voi, però è così. A centrocampo siamo partiti con i soliti Burabia, soliti dall'ultima partita, perlomeno il centrocampo era lo stesso. Burabia, Esposito e Ekdal. Esposito che ha fatto anche abbastanza bene, però non è che dici oh, blin, c'è Esposito con le chiavi in mano della situazione, con la regia, no? Che gestisce tutto lui. Ha fatto il suo, ma non mi è sembrato che abbia fatto particolari scintille. Burabia, secondo me, anche lui è in calo fisico dalle ultime partite perché le gioca tutte, e poi anche Burabia, voglio dire, per il giocatore per la percezione che ho io di questo giocatore, ha veramente sbagliato troppo. Al di là, 2 metri dalla porta, davanti alla porta, tiro, boom, corpo totale indietro in curva. Siamo in fase offensiva, sbaglia il controllo sulla riga, manco il calcio d'angolo, l'ha regalata all'avversario, è finita sul fondo. Cioè, erroracci che non so se c'è della superficialità, se c'è del nervosismo perché sentono troppo la partita, però dopo un po' ti stufi, basta. Ekdal, mi aspettavo magari la grinta dell'ex contro la Samp, invece non ha giocato male, ma non l'ho visto brillare. Lì davanti avevamo appunto Maldini che è uscito per uno stiramento, però finché era in campo sembrava ci fosse, solito portatore di palla, punta l'avversario, ti porta via 2 o 3 uomini insieme, bello, bello. Io gli darei un Maldini così focalizzato, gli darei spazio perché è un giovane anche per il calcio italiano che si può e che si dovrebbe valorizzare. In mezzo al tridente avevamo Nzola, ovviamente Nzola, che anche lui ha sbagliato un paio di nitide occasioni, però fa reparto da solo sto ragazzo qua. Cioè lui oggi io l'ho visto battagliare continuamente, veniva servito poco e arretrava a supporto dei compagni per venire a cercare il pallone, copriva il pallone per far salire la squadra. Cioè è un giocatore veramente importante. Per quanto io l'abbia criticato in passato, ma è un giocatore importante, c'è poco da fare. Accanto a lui, Capitan Jasi. L'ho lasciato per ultimo per una ragione, perché già io adesso, come dice l'amico Enrico Lazzari, ci saranno perché l'hanno fatto giocare tutti, lo fanno giocare sempre. Indubbiamente nessuno mette in discussione l'importanza di Capitan Jasi all'interno dello spogliatoio, però se lo vediamo noi, che non siamo certo esperti, siamo tifosi, quanto sbaglia, non voglio dire quanto è limitato, però cazzo, quanto sbaglia, come fanno a non vederlo gli addetti ai lavori? E mi dirai te, ma che ci mettiamo? Io sullo 1-0 avevo detto mettiamo dentro Shomurodov, perché non proviamo tutto per tutto. Però sull'1-1 mi rendo conto che perlomeno Jasi fa tanta interdizione, cioè viene indietro, corre per la squadra, sacrificio, eccetera, però se è che tutto quello che disfa per gli altri lo disfa anche per noi, allora diventa un po' un'arma a doppio taglio. Nel secondo tempo sono entrati Rezza per Bastoni. Io mi aspettavo che entrasse Rezza al posto di Burabia per far passare avanti Bastoni come mezzala e Rezza dietro. Invece, praticamente il Basto, proprio per condizioni fisiche, no, non dava. Allora ha tolto ruolo per ruolo mettendo dentro Rezza, e anche Rezza non è che sia entrato Rezza, il pendolino Rezza, no? Oggi si vede che era fuori servizio. Ha fatto il suo, ma non ha brillato. È uscito Burabia e al suo posto è entrato Agudelo. Anche Agudelo non mi è sembrato particolarmente incisivo. Ma oltre a questo, senza andare avanti con le individualità, che penso poi tra l'altro non ci siano stati altri cambi, o se mi sfuggono, guardate la diretta, mi dispiace. Tutto sommato la prestazione odierna è stata quella, secondo me, di un buono Spezia. Lo Spezia che gioca a calcio, lo Spezia che crea, lo Spezia che propone soprattutto nel secondo tempo. Non dico che abbiamo preso la Samp a pallonate, ma ovviamente siamo stati superiori. Fatto sta che non la buttiamo dentro manco a pagarci. Di fatto li pagano questi giocatori qua. Quindi io sono mio, come si dice, mio, mi impongo di pensarla in maniera positiva. Voglio essere ottimista perché vedo una squadra calcisticamente parlando in crescendo, però al tempo stesso da tifoso avrò un par chiasso che non vinciamo manco contro l'ultima, quello è poco ma sicuro. Però penso anche a quello che io posso fare per il bene dell'ambiente, per il bene della società, per il bene della de, 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 de
dell'ambiente, in quanto supporters io voglio supportare, perché è inutile che sto a lamentarmi di quello che non va bene quando posso focalizzarmi su tante cose che vanno bene. Va bene il fatto che abbiamo creato tantissimo, 55% di possesso palla, 19 tiri complessivi, 7 tiri in porta, 9 calci d'angolo, un gol di testa da parte del nostro giocatore più basso. Cioè, pensiamo al miracolo che è stato anche questo gol, no? Quindi, spetta a noi voler vedere il bicchiere mezzo pieno, spetta a noi focalizzarci sul positivo per positivamente influenzare l'ambiente e di conseguenza potenzialmente di riflesso caricare i nostri. Perché il cammino è ancora lungo, ci sono relativamente tante partite importanti da giocarsi. Siamo davanti alla zona rosso, di poco di tanto non me ne frega niente, siamo davanti. Se finisce il campionato oggi rimaniamo in Serie A e abbiamo un'avversaria diretta a un punto da noi. Preoccupiamoci di andare a vincere le prossime partite. Preoccupiamoci di andare a guantare chi è davanti invece di dover scappare a quelle che ci sono dietro. Supporto! Crediamoci e al picco, anche qua, tutte le volte quando chiudo il mio video dicendo rendendo il picco un ambiente ostile, ci tengo a sottolineare che con ambiente ostile, in luce di tutto quello che è accaduto in passato, eccetera, eccetera, partita con la Lazio, intendo a livello calcistico, cioè con il nostro calore umano di tifosi che rendono l'ambiente emotivamente carico per i nostri e ostile per gli altri giocatori da giocarsi, non intendo assolutamente incitare ad alcun tipo di violenza, diciamo, mi raccomando. Quindi, picco, ambiente caldo ed ostile per la formazione avversaria a fronte di cori, supporto per i nostri. Quindi, tutti al picco per supportare le Aquile contro il Monza, partita importante anche quella, non ancora cruciale, perché siamo avanti alla zona rossa, tutto va bene e continuerà ad andare ancora meglio. Avanti tutta!